e bentornati in Cucina con Agnese. Volete preparare un antipasto gustoso con i vostri amici? Un pranzo leggero da portare in spiaggia, veloce e gustoso? Vi diamo noi la ricetta giusta. Oggi prepareremo le crocchette di tonno. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 600 g di patate già lessate, pronte per essere schiacciate, 120 ml di latte, 400 g di filetti sott'olio, 5 acciughe sott'olio, il pepe a piacere, 2 cucchiai abbondanti di prezzemolo tritato, 160 g di pan grattato, olio per friggere di semi di girasole, 120 g di mollica di pane, 2 uova e sale a piacere. Mettiamoci subito a cucinare. Primo step, mettiamo a mollo la nostra mollica del pane con il latte. Io ho recuperato anche una forchetta per schiacciarlo bene, lasciamolo 5-10 minuti. E adesso le patate, le sbuccio, le schiaccio con uno schiacciapatate se lo avete dai fori larghi, oppure anche una forchetta va più che bene. Ci vediamo fra poco. Ora le nostre patate si sono ben raffreddate, le ho schiacciate con lo schiacciapatate, andiamo ad aggiungere all'interno la mollica del pane strizzata leggermente dal latte, ora le acciughe, rompetele pure con le mani, non aggiungerò altro sale, tantissimo sale, scusate, perché il tonno è già salato e le acciughe anche danno quel tocco in più pazzesco a queste crocchette di tonno. Il prezzemolo, andiamo a rompere la stessa ciotolina anche le uova, le sbattiamo leggermente. Il tonno, se potete, io ho usato un po' di tonno in scatola e un po' di filetti di tonno, rompetelo pure in pezzi più piccoli e aggiungetelo dentro alla ciotola insieme agli altri ingredienti. Il pan grattato, non tutto, circa 3/4, poi ci regoliamo anche di conseguenza se ne servisse ancora, e il sale. Ora, prima con un cucchiaio di legno, poi aiutandomi anche con le mani, iniziamo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Serve ancora pan grattato e finiamo di impastare bene tutto. Prelevate una noce circa di impasto, appiattitelo leggermente tra le mani, passatelo nel pan grattato e posizionatelo sul piatto. Facile, veloce, che non vi so dire. Io nel frattempo ho già anche iniziato a riscaldare l'olio per la frittura, così che quando sarà pronto inizio a friggere le prime crocchette. Non vedo l'ora di mangiarle. Io ne vado avanti e ci vediamo dopo per friggere. Il nostro olio per friggere è prontissimo, caldo. Andiamo ad agiare le nostre crocchette di tonno all'interno, lasciamole cuocere qualche minuto per lato e scoliamole su un piatto su cui io ho già messo della carta assorbente. E poi prepariamo l'aperitivo, che io non vedo già l'ora di assaggiarle. Le nostre crocchette di pollo sono pronte per essere gustate. Hanno cotto circa 3-4 minuti per lato, mi raccomando, scolatele belle dorate, e noi prima di trasferirle su questo piatto alla portata le abbiamo lasciate su un piatto ricoperto di carta assorbente, così che tutto l'olio è stato assorbito e il fritto ora è bello asciutto. La birra in fresco è già pronta in tavola e allora io vado a gustarmi il mio aperitivo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima.
Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.